Beppe Patti, capolista per il Parlamento italiano con i Verdi, quali gli obiettivi primari? Lei che comunque è conosciuto come un ambientalista. Beh, io sono candidato capolista nella lista Insieme, che è un raggruppamento di liste, appunto, socialisti italiani, Area Civica, che fa riferimento a Romano Prodi e Noi Verdi. Sono capolista in quota ai Verdi e le tematiche che porteremo sicuramente al Parlamento italiano, visto e considerato che anche il nostro leader nazionale, il nostro segretario nazionale Angelo Bonelli, è candidato al Senato nel collegio di Senigallia, teoricamente dovrebbe essere uno di quei collegi abbastanza sicuri per garantire l'elezione, porteremo appunto le tematiche ambientali del nostro territorio. Perché si è guadagnato il titolo di capolista? Qual è la sua peculiarità anche nella lotta nel territorio bombardato del Siracusano? Beh, noi avevamo fatto addirittura una richiesta al Partito Democratico col quale siamo alleati e collegati, che nelle aree interessate nei collegi interessati dalle aree industriali, dei grossi poli petrolchimici industriali, perlomeno in Sicilia, come a Taranto o come a Venezia Porto Marghera, i candidati nei collegi uninominali fossero candidati verdi, proprio perché i nostri argomenti, noi siamo forti nei nostri argomenti da campagna elettorale. Che non utilizziamo solo in campagna elettorale, ma che utilizziamo quasi Ecco, quotidianamente. lei si sente un ambientalista puro o ha qualcosa da rimproverarsi? Domanda da 1 milione di dollari. 92 milioni di dollari? No, credo di non dovermi rimproverare nulla della mia vita privata da ambientalista. Sicuramente posso rimproverarmi scelte politiche fatte sul territorio in alleanza con soggetti che poco hanno a che fare con l'ambientalismo. Gran E parte perché del fate queste nostro alleanze per opportunità? programma elettorale è stato accolto dal Partito Democratico e quindi siamo consapevoli che gli impegni possono e devono essere rispettati. Ecco, il suo primo impegno con questo territorio, la vediamo spesso sfilare durante le campagne anti-inquinamento. Quale sarà una proposta? Le bonifiche, l'avvio delle bonifiche. Il concreto e reale avvio delle bonifiche dell'area industriale. 1 miliardo di investimento in green economy e le bonifiche fanno parte di quella voce, può portare fino a 25.000 posti di lavoro. Far partire, e sono i soldi stanziati e messi a bilancio sia dalle industrie private sia dal governo nazionale per far avviare le bonifiche nel nostro territorio. Significa riportare all'attenzione lavorativa il nostro polo petrolchimico. 25.000 posti di lavoro significa riportare ai numeri degli anni d'oro della chimica italiana, con la differenza invece che non inquiniamo ma risolviamo i problemi. Qual è il suo rapporto con il mare e con le spiagge, con i Il lidi? mio rapporto con il mare è splendido, quando posso cerco di andarci sempre. È a difesa del nostro mare? La difesa del nostro mare è importante tanto quanto le bonifiche perché abbiamo un grosso comparto che è quello della pesca che è in grossa crisi. Va risolto il problema del comparto pesca, va risolto il problema della crisi, va risolto il problema dello sfruttamento incondizionato del mare. Si è sentito mai un falso ambientalista? Penso di aver sempre portato avanti battaglie nell'ottica del bene e dell'interesse comune. Ci ha raggiunti la sua collega Leone, che è invece capolista al Senato. Sì. Una donna, diciamo sempre, che ha un occhio lungimirante in politica. Qual è il suo punto di vista? Allora, anch'io sono capolista nel collegio del Senato per la Sicilia orientale in quota ai Verdi, in questa lista insieme. Allora, noi siamo profondamente convinti, ed è uno dei punti che abbiamo sottoscritto con la coalizione
con gli altri e il PD in particolare, che è urgente un New Deal Green, Blue e Pink. Cioè, mi spiego meglio. Abbiamo fatto un arcobaleno. Abbiamo fatto un arcobaleno perché, come diceva Peppe, noi siamo convinti che c'è un enorme giacimento occupazionale in quei lavori verdi, rosa e soprattutto in quello che noi definiamo sviluppo ecocompatibile e sostenibile. Tant'è vero che una delle nostre proposte sarà quella di inserire in Costituzione il concetto proprio di sviluppo sostenibile, perché questo è garanzia per le prossime generazioni di avere diritto a un futuro, cosa che chiaramente è anche messo molto in discussione. Quindi il nostro impegno è in una grande occasione di nuovi lavori, perché al primo posto c'è il lavoro per tutti, il lavoro per i giovani, il lavoro per le donne, in quei settori che garantiscono il futuro, perché sono in quei settori che sono i servizi all'ambiente, i servizi alle persone, i servizi alle comunità e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo. È un grande lavoro per quanto riguarda il mettere insieme il turismo sostenibile e relazionale con i beni culturali. Lì c'è un enorme giacimento di posti di lavoro veri, concreti e attuabili. Andiamo a guardare invece qual è il punto di vista della parte socialista del gruppo. Sì. I socialisti soprattutto sono impegnati dal punto di vista del lavoro, ma anche dell'ecologia. Quindi vorremmo che questo Mac Jobs, cioè questi lavori poveri, poco sottopagati, eccetera, finissero, rivalutare il lavoro manuale, creare occasioni di investimento e di lavoro e proprio dal punto di vista ecologico, partiamo dalla nostra provincia, ad esempio le bonifiche del polo industriale, la chiusura del polo industriale e le bonifiche, lo sviluppo del porto di Augusta come hub commerciale, quindi che intercetti i containers che arrivano dalla Cina e dal, non solo, ma anche dall'India, eccetera, e quindi creare posti di lavoro nella logistica, posti di lavoro quindi con lo sviluppo del porto commerciale come secondo hub d'Italia dopo Gioia Tauro, così come era stato definito nel centro-sinistra del governo Prodi con i 100 milioni che si erano allora, i 100 miliardi che si erano dati, e soprattutto poi le bonifiche. Le bonifiche perché non si possono instaurare nuove industrie anche compatibili in un territorio che si è inquinato. Gli esempi di Seveso, gli esempi della Val Polcevere che aveva industrie chimiche simili a quelle di Priolo, ma non così in alta concentrazione, dove dagli anni 90 si sta ancora lavorando per le bonifiche. Quindi turismo, agricoltura, bonifiche e poi industrie che siano compatibili, ecocompatibili e che non vadano contro l'inquinamento del territorio.